dovrebbe essere destinato il 60% al mezzogiorno, invece stiamo leggermente al di sotto del 40%, quindi sono un 60 miliardi in meno più o meno. Ma poi soprattutto vorremmo anche sapere se i nostri progetti sono stati approvati, cioè non abbiamo notizie e il mezzogiorno rivendica giustizia sociale e la fine delle discriminazioni territoriali. Questo è il messaggio che viene da qui. Per il recovery plan i comuni chiedono la gestione diretta delle risorse. In un significativo 25 aprile una delegazione dei 500 sindaci meridionali della rete Recovery Sud ha manifestato a Napoli per denunciare le modalità poco chiare e non abbastanza condivise circa l'assegnazione delle risorse, ma anche per chiedere il finanziamento delle proposte dei comuni nell'ambito dei bandi dei vari ministeri. C'è una preoccupazione anche per la distribuzione delle risorse nel programma del Recovery Fund, che per il Sud non supera il 40%, che i sindaci ritengono insufficiente e non rispondenti ai criteri di distribuzione delle risorse indicati dall'Unione Europea e basati su PIL, popolazione e disoccupazione. La differenza sarebbe di circa 60 miliardi di euro. Dopo la manifestazione di Piazza del Plebiscito, sono state consegnate al prefetto le proposte da inoltrare al presidente del Consiglio Draghi. Di fronte all'ingiustizia bisogna creare quello spazio di giustizia che ci aspetta e dobbiamo conquistarla. Leggo delle cose assurde, che c'è una mamma Europa che distribuisce ai suoi figli una, dalla grande torta, una fascia, ma non capisco perché una parte che va al sud deve, chissà per quale ragione magica, deve prendere altri lidi. Non va bene. Se mamma Europa ha stabilito quella cifra per il sud, che rimanga nel sud. Anche noi abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri, che ci trattino da italiani come tutti gli altri italiani. Non chiediamo di più, semplicemente un po', un pizzico di giustizia e ce la meritiamo. Napoli che si mette in testa a questa ribellione contro le ingiustizie, una ribellione pacifica, un'insurrezione culturale, una resistenza, una voglia di lottare, e come potete vedere unisce sindaci molto diversi, piccoli comuni, e questa è una bella notizia, grandi metropoli e piccoli comuni, in difesa del mezzogiorno e dell'unità d'Italia. Io voglio capire quali progetti sono stati approvati, quante risorse danno, non è il momento solo delle promesse. Sull'albergo dei poveri ho apprezzato per esempio il lavoro che ha fatto il governo, attendiamo le certezze, è iniziata una stagione importante di unità dei sindaci, non si era mai visto che alcuni sindaci, è un percorso appena iniziato, siamo circa 500 complessivamente nella rete, qui sono rappresentati un centinaio, è un segnale forte, è un segnale, i sindaci sono istituzioni, i sindaci sono stati soldati anche della pandemia, lasciati senza armi, senza munizioni, senza ossigeno e senza nulla, e anche di questi tempi con la campagna vaccinale continuiamo a notare le discriminazioni territoriali. Questo è il messaggio forte: se il paese vuole rimanere unito deve vedere nel mezzogiorno non la zavorra ma la grande opportunità di riscatto, a Napoli come nelle altre parti del mezzogiorno. Quali saranno i prossimi passaggi di questa battaglia? Ci sono già altre lo faremo insieme, penso su Roma faremo delle iniziative nei prossimi giorni. Sindaco, scusa, volevo chiederti... Liberare il sud dalle disuguaglianze. Liberare il sud dalle disuguaglianze. Confermare il ruolo del protagonismo del Sud. In questi 10 anni Napoli non è mai andata col cappello in mano, ha acquisito credibilità, autorevolezza, forza. Oggi pomeriggio saremo davanti alla cittadella regionale a Catanzaro per liberare anche il mezzogiorno dalla politica incapace, dalla mala politica, dalle malefatte, da chi non riesce a garantire nemmeno i diritti essenziali. Quindi una grande battaglia meridionale che ci vede uniti ogni giorno in più in tanti, amministratori e cittadini. Sindaco, ma si è capito perché c'è stato questo taglio? Chi l'ha ordinato? Visto che c'è un documento abbiamo di chiesto. Partenza... Abbiamo chiesto, ma non abbiamo avuto risposta. Cioè, loro come hanno giustificato? No, non abbiamo risposta. Ma non sappiamo manco i nostri progetti se sono stati approvati. Non sappiamo nulla. Stasera, ieri sera, c'è stata la riunione del Consiglio dei Ministri, ma noi non sappiamo ancora con precisione quali progetti sono stati approvati dopo che ci hanno dato 7-8 mesi fa la fretta che in 72 ore dovevamo presentare tutti i progetti, 72 ore che noi abbiamo rispettato.